E soprattutto a chi vi ispirate, visto che ho fatto riferimento? Ma ci sono state esperienze molto positive in altre città d'Italia, sia del sud che del centro che del nord Italia. Il nord Italia purtroppo non è immune dai rischi di un'illegalità diffusa e anche di una presenza della criminalità organizzata. I casi lombardi sono assolutamente noti ai nostri cittadini. Dobbiamo costruire una forte barriera di prevenzione, proprio perché in altre città ha funzionato bene, anche come il Comune di Milano, non solo, anche a Monza e altre città. L'idea di anche noi costituire un comitato con personalità di alto livello, professionalità, di spicchiata moralità, è sicuramente un elemento di garanzia per i cittadini, in termini propositivi, alla produzione dell'atto amministrativo e in termini anche di educazione e sensibilizzazione alla legalità dal punto di vista della città nel suo complesso, del personale dipendente del comune. Tutto questo avverrà in collaborazione con le figure che nel comune hanno queste competenze, cioè il segretario generale, il direttore generale e il comandante della Polizia Municipale. Un'ultima cosa, ha richiamato anche i cittadini a fare in un certo senso la loro parte e a continuare a segnalare. Io da tempo, dall'inizio del mio mandato, ritengo che il sentimento civico, il senso civico sia una precondizione per vivere una condizione di serenità, di sicurezza, di ordine. L'inciviltà urbana, il degrado urbano, l'illegalità vanno contrastate con le denunce, con la reazione, con un atteggiamento non omertoso. E questo ci deve sempre contraddistinguere, cioè noi siamo un territorio che tanto più sarà immune ed è immune da profonde infiltrazioni, tanto più reagisce.